La pioggia non spazza l'emergenza smog. Nonostante il brutto tempo e la pioggia di ieri, i valori di polveri sottili sorprendentemente ancora oltre i limiti alle centraline di Capannori e Bagni di Lucca. La cerimonia del regalo si è rinnovato a Castiglione Garfagnana, il rito di ringraziamento per la scampata pestilenza del 1631. Lo sport, il gennaio caldo della Lucchese, Carrarese, SPAL, Lupa Roma e Maceratese, i prossimi avversari dei rossoneri di Lopez. Pallavolo, la Nottolini al giro di boa, la squadra capannorese vuole continuare anche nel 2016 la serie positiva che ha contraddistinto la prima parte della stagione. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Iniziamo con i temi ambientali, in particolare quello dell'inquinamento atmosferico, perché ci sono dati sorprendenti sulla concentrazione delle polveri sottili nell'aria della Piana di Lucca, ma anche della Val di Lima. Dati sorprendenti perché si pensava che la pioggia di ieri avesse eliminato ogni problema, invece le centraline ARPAT hanno detto il contrario. Vediamo. Contro ogni previsione, la pioggia non è riuscita ad eliminare l'emergenza smog in Lucchesia. Dai dati ARPAT relativi al 2 gennaio spunta infatti la sorpresa sulla media dei valori delle polveri sottili, che in diversi casi, nonostante le precipitazioni a tratti anche intense, sono rimasti al di sopra dei limiti di legge. Il dato più sorprendente riguarda la centralina posizionata a Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, dove il 2 gennaio la media giornaliera di PM10 è stata di 75 microgrammi. Ricordiamo che il limite è di 50 microgrammi. Limite superato anche alla centralina di Capannori, che pur con valori in discesa rispetto ai giorni precedenti, ha fatto segnare una concentrazione media di 53 microgrammi. Sono ormai 2 mesi consecutivi che questa centralina registra una qualità dell'aria al di sotto degli standard minimi di legge. Sotto il limite di guardia invece i valori delle 2 centraline di Lucca, quelle di San Concordio e di San Micheletto, che hanno registrato rispettivamente valori di 32 e 35 microgrammi. Ci saranno nuove limitazioni del traffico? Appare improbabile, visto che con il nuovo anno il conteggio dei giorni di sforamento consentito per legge è ripartito da zero e che i sindaci non sono quindi obbligati ad assumere subito iniziative in tal senso. La cronaca: a Massarosa c'è stata una tentata rapina. Un uomo con il volto semicoperto da un passamontagna nel tardo pomeriggio di ieri si è presentato armato di fucile, non si sa se è vero, alla sala slot Rule in via Montramito ed ha minacciato il titolare di consegnargli il denaro. Al rifiuto dell'uomo però il rapinatore ha desistito dal portare a termine il suo piano ed è fuggito. Sull'episodio indagano i carabinieri, che sono stati allertati appena l'uomo si è allontanato, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Cambiamo completamente argomento e ci spostiamo in Garfagnana, per la precisione a Castiglione, per andare a vedere le immagini del rito del regalo. È un rito che si ripete ininterrottamente da 385 anni. Da quasi 4 secoli Castiglione Garfagnana ringrazia la Madonna del Rosario, che risparmiò al borgo garfagnino la pestilenza del 1631. Per questo oggi, come una volta, l'amministrazione comunale sceglie un giovane di età inferiore a 7 anni per portare il dono alla Madonna, la prima domenica di gennaio. In una bella giornata di sole, quindi, il sindaco Daniele Gaspari ha atteso il giovane prescelto. Si trattava di Matteo Rossi, di quasi 6 anni, accompagnato dai genitori e dalla sorellina. Dopo un breve saluto per rompere il ghiaccio, c'è stato l'ingresso nella sala consiliare fino a raggiungere la poltrona del primo cittadino, che secondo tradizione sarà a disposizione del bambino per tutto il giorno. Poi l'amministrazione fa dono di un regalo, questo ovviamente è personale, al giovane Matteo. A seguire tutta la comitiva raggiunge la sala consiliare, dove un componente della locale compagnia storica ha letto l'editto che 385 anni fa sancì questo impegno nei confronti della Chiesa. Poi, su un vassoio dorato, sono stati consegnati oro, incenso e mirra, il gesto simbolico che si ripete da secoli, all'uscita del Palazzo Comunale. Poi tutti in corteo verso la Chiesa di San Michele, dove Don Giovanni Grassi ha celebrato la Santa Messa. Al termine, il giovane Matteo ha consegnato il regalo alla Madonna del Rosario.
Poi si è proceduto con il bacio della croce del Cinquecento e i fedeli hanno lasciato la loro offerta, che oggi diventa fondamentale per il mantenimento di queste straordinarie chiese. Al termine, Matteo, che è stato sindaco per un giorno, ha dimostrato di avere le idee chiare sul proprio futuro. Qual è la prima cosa che faresti a Castiglioni, Matteo? Tipo cosa? Boh, un lavoro. Tipo un lavoro, un parco giochi, che ne so. Il capo della polizia. E anche quest'anno, grazie a Matteo, che ha portato i doni alla Madonna, a Gesù Bambino, speriamo che ci aiuti a affrontare anche questo 2016 con determinazione e con la consapevolezza e la forza che hanno questi bimbi. Andiamo a Lucca. I vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca hanno visitato la mostra Dipingere l'incantesimo, pittori nelle terre di Lucchesia di inizio Novecento, allestita al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte. Ad illustrare l'esposizione è stato il curatore, il professor Umberto Sereni. La mostra, organizzata nell'ambito del calendario degli eventi Toscana Novecento, rimarrà aperta fino al 17 gennaio. Adesso parliamo dei saldi invernali che scattano tra pochi giorni, il 5 gennaio, e sentiamo anche i consueti consigli che vengono forniti dalle associazioni dei consumatori. Parte il 5 gennaio la stagione dei saldi invernali in tutta la Toscana e anche in Lucchesia e Versilia. Come di consueto, l'organizzazione dei consumatori ADUC ha preparato una serie di consigli per chi girerà i negozi a caccia della grande occasione. Vediamone alcuni. Non fermarsi al primo negozio che pratica sconti, ma visitarne diversi e confrontare i prezzi esposti e la qualità della merce di riferimento. Non lasciarsi ingannare da sconti che superano il 50% del costo iniziale, perché nessuno regala niente. Diffidare dei capi d'abbigliamento disponibili in tutte le taglie e colori. È molto probabile che non sia merce a saldo, ma immessa sul mercato solo per l'occasione e quindi con un finto prezzo scontato. Infine, diffidare dei negozi che espongono cartelli tipo «la merce venduta non si cambia». Esistono regole precise del commercio che impongono il cambio della merce non corrispondente a quanto propagandato o perché difettosa. Il fatto di essere in saldo non significa che queste regole non siano valide. Ricordarsi però che non esiste il diritto di recesso negli acquisti fatti in un esercizio commerciale, per cui se si è sbagliata la taglia o si è semplicemente cambiato idea, è solo la disponibilità del commerciante che può ovviare al problema, ma non c'è un diritto del consumatore. È tutto per la prima parte del TG, adesso c'è la pubblicità e subito dopo torniamo con le notizie sportive.